Un lungo, forte applauso ha accompagnato per le strade di Casalguidi l'ultimo viaggio di Matilde Capecchi. Un commosso abbraccio a lei che negli ultimi 2 anni ha lottato contro un sarcoma che non le ha dato scampo e alla sua famiglia. Una morte che ha sconvolto l'intera comunità serravallina. Matilde aveva appena 18 anni. Per tutto il comune, in giorni in cui è impossibile svolgere i funerali per l'enorme antecontagio, sono stati centinaia i lenzuoli bianchi con su impresso un cuore rosso appesi alle finestre e ai balconi, dove in tantissimi si sono affacciati per salutare il passaggio del feretro diretto verso il cimitero. Nella zona di Catavoli, dove Matilde abitava, i drappi sono stati affiancati da quelli con i colori del rione, il bianco e l'azzurro. Questo rione ha risposto in modo esemplare, nel senso doveroso, perché per un fatto così importante, così grave, una comunità vuole, in queste situazioni di particolare diciamo normative contro il coronavirus, è l'unico modo che, in assenza di partecipare a un funerale, a delle esequie come siamo abituati, questa di stendere un drappo. Nel nostro caso sono i colori bianco-azzurri del rione, ma il resto di Casalguidi, Cantagrillo, si è movimentata per stendere anche dei drappi solo bianchi con questo colore rosso, che è il colore preferito di Matilde. A lei piaceva molto anche il rosso e è stato, che ti posso dire, emozionante, perché visto abbiamo con i miei, con l'amministrazione abbiamo cosato, abbiamo deciso il percorso da fare insieme, l'abbiamo proposto al padre, che è stato felice ma di più. E quindi vedere tutta la gente alle finestre, lungo le porte, con tutti i drappi rossi, bianchi, ok? Cioè, è una cosa toccante.